Ehi la ciurma, io sono Mazzetes e ben ritrovati qui su Expeditions Rome. Allora, dobbiamo scegliere la classe per il nostro PG. Iniziamo dalla prima. Princeps ha armatura pesante. E dice che è il più semplice probabilmente da giocare. Sottoclassi ha difensore, avanguardia o veterano. Ok. Veles. Allora, è veloce. Fanteria leggera. Può essere assassino. Duellista. Duellante. O combattente. Sagittarius. Colpisce a distanza. E l'unica cosa che teme sono gli scudi che possono deflettere le frecce. Sottoclasse ci sono i marksmen. Cacciatori o sniper? Ok. Triarius. La terza linea di una legione può aumentare le effettività. Questo credo che sia più di supporto. Perché medico o portatore di bandiera o distruttore? Allora io non andrei di triario, anche se all'inizio mi sembrava più interessante il fatto di avere il tizio di supporto, non lo so, non mi... Più due movimenti. Anche perché in realtà probabilmente già il tizio là sarà uno di supporto. Il marksman anche, non lo so. Sarei più per Veles o per Princeps. E forse ha più senso che sia Princeps, anche perché dice che è il più semplice da giocare. Questo sarebbe più assassino. No. Sarei su questo qua. Allora, Defender. Sopravvivenza e protegge gli alleati. Carica le celle usando lo scudo come un'arma. Si aggancia dai nemici e resiste ai tentativi di andare su di lui. Questo da strong. Questo spaventa. E questo tira giù i nemici, knockdown. Proverei quello che dà il knockdown. E andiamo di Princeps veterano. Ah, il vocativo, ok. Parla del vocativo in latino. Penso fosse più lunga comunque la creazione del personaggio. Cioè, sì, boh. Atto 1, Asia Minore. Primo secolo prima di Cristo. Fico, avevo detto un po' scatti un attimo, però. Gentlemen, welcome to Lesbos, the pearl of the Mediterranean.
An ugly nest of pirates. An impenetrable fortress of pirates, more like. With an infinite food supply, thanks to the strength of their fleet. We shall find a way to limit this infinite supply, then. You think like an imperator, Gaius. All right, people. This is Lucullus's war camp, the heart of our operations in this territory. You have been seaborne for a long time now. I suggest you walk it off. See the things you have to see, and meet the people you have to meet. The consul waits in the command tent. Don't be too late if you don't want to see him angry. Ok, quindi ha detto che è un covo di pirati qua a Lesbo e dobbiamo occuparci un po' di tirarli giù. Hanno cibo infinito, hanno risorse infinite perché essendo pirati se le procurano dove cavolo gli pare piace. Allora, intanto sono curioso di vedere se c'è un terminaturno. End turn, end. Ma andrei su spazio, scusatemi, come sempre. Va bene. How long are they going to keep us here? It's driving me crazy too. I came here to kick Mithrida Tizzy's ass, not to sit on the beach day in and day out waiting for something to happen. Ok, sono un po' stupido. Guarda quello che bel... che belle piume viola che ha. Allora, vedo che c'è la cosa per illuminare i... i cosini, però non... non, ci sono più, non c'è più come in Viking da raccogliere tutte le cosine che trovavi in giro. Vediamo un po' cosa c'è di interessante. Everyone starts out that way. True enough. Soon they'll be veterans too. Or they'll be dead. O saranno dei veterani o saranno morti. Poi fanno robe. Ok, non mi piace tanto questa visuale così bassa. Soprattutto qua che siamo circondati da mura, da cose. Ah, là non posso entrare. Qua posso uscire e andare in giro? Non so se questi sono dei nostri. Sono dei nostri? Sì, sono dei nostri, per forza. Queste sono delle tende importanti, delle robe importanti. Qua c'è gente con cui parlare. Ah, mi sa che sono Bestia e Sineros. The Sturmer seem like he knows what he's doing to you. Him and his whole legion seem like they haven't the faintest clue. Ok. Parliamo con Lucullo quando siamo pronti per andare per procedere. Ok. No, di là non si va. Scusate, adesso sto perdendo un po' di tempo. Sono curioso di esplorare e vedere. They attacked another one of our galleys this morning. Geminis tell you too. That's right. This is the second time his galley's been attacked, and yet he still lives. Ah, strano, è stato Geminis quello che ci ha accompagnato noi, è stato attaccato un'altra volta anche. Qua ci sono dei prigionieri. Qua si esce. Ah, non possiamo uscire al momento qua. Cosa c'è qua? Oh. Richiudono il dubbio, non so se... harassing that old service with the limp again. That small dick bully. Ok. Tell the prefectus. He won't do anything about it. Agrippa is connected back home. One day that man is going to fall out of a watchtower to his death. It'll be tragic. Don't joke about that kind of thing. Sì, infatti. Scusate, sono traduco tuttissimo, ci sono delle robe molto veloci per cui... Ma parliamo con Sineros e Bestia, visto che sono riuscito con cui posso parlare. Domine.
Come stai, Sino Rosso? Hungry and my face is windburned, but at least both of my feet are planted on solid ground now. Ok. Prima mi ha mandato qua. She firmly believes that Vitelli killed your father. Ah, penso che Vitelli ha ucciso Vitelli ha ucciso nostro padre. Ok. Per dirti il vero, sono felice comunque di essere qui, è un buon posto per farmi un nome. Those great men of Rome have made names for themselves on campaigns like these, it is true. Such glory can easily be the foundation of a lucrative political career, so long as one returns alive. Dice, può essere effettivamente un buon modo per fare una carriera politica sempre se torni vivo. Cosa sai del console? Quirinus Lucius Licinius Lucullus was a close friend of your father's and a supporter of your mother's efforts. He is now the closest thing you have to a father. You ought to keep this in mind. Ok, era molto amico dei miei, per cui la cosa più vicina che abbiamo a un padre adesso. Hai bisogno di qualcosa? A good wine, a warm bath and a thorough massage. Not much. Ok. Thank you. But you should think about yourself, Domine. Vino, un bagno caldo e un massaggio. Cosa devo fare? I would get used to my surroundings and visit the consul as soon as possible. We're here to accomplish something. Time to find out what it is. Ok, dice guardati intorno e poi parla col console. Ciao. Sei Bestia Tabat, vero? Io sono Julius Sempronius Mazzetes. I am called Bestia Tabat, indeed. You fight well. I noticed it. Posso farti un paio di domande? You may ask, and I may answer or not. Puoi e risponderò o meno. È un nome inusuale. Bestia è il tuo nome di famiglia? Your name is unusual. Tabat is the name that was given to me by my father. Bestia is the name I took when I earned my freedom. I chose it because I have fought and defeated many beasts. Ok. Quindi era schiavo. Come schiavo si chiamava Tabat e poi quando è stato liberato ha preso il nome di Bestia. Da dove vieni? Born in Mauritania, but I'm a Roman citizen. Ok, dalla Mauritania, ma è cittadino romano. Mauritania è praticamente il Nord Africa, tipo Marocco, quella zona là. Hai combattuto in guerra prima? Took this voyage. I fought every single day in the arena. But wars? This will be my first. Ok, combattevo ogni giorno in arena, ma non ha mai combattuto una guerra. Era un gladiatore? Devi saperne molto di combattimento. Allora, hai qualche suggerimento? I recommend you to not die. Honor matters little. He who stands tall in the end will always be the winner. Dice che l'onore conta poco. Cosa puoi dirmi del comandante dei comandanti qua? Lucullus has the greatest military mind in Rome. I only know he is consul and imperator, but I don't understand what that means. Ok, dicono che ha una mente brillante come militare. Come hai fatto a vivere a Roma senza sapere cosa significano questi titoli? È la prima volta che vedo un senatore fuori dal palco del pubblico. Console significa che uno dei due uomini che sono stati eletti a comandare su Roma quest'anno. Come un re ma temporaneo. Darei la prima, non è per niente come un re, è stato scelto dalla gente di Roma. I do not remember choosing him. What you call a consul is no different from a king then, at least to me. Dice che lui non l'ha scelto, quindi per lui un consul non ha la differenza con un re. Non ti piace il tiro di arco, vero? He will fail again and cause the death of someone you care about. And that death will be your doing, mark my words. Cadrà, no, sbaglierà ancora e la... E causerà la morte di qualcuno di cui ti preoccupi. E quella morte sarà anche colpa tua, segnati le mie parole. Va bene, ci vediamo in battaglia.
Mi sa che non abbiamo più altri con cui chiacchierare. Abbiamo visto un po' tutto. Andiamo con da Lucio, Lucinio, Lucino, Loculo. Lui. Beh, dai, è una bella tenda. Va che roba. Tutti pieni di battaglie, le spade. Sembra di essere in This is Skyrim. not going to work as long as the rebels keep receiving supplies by sea. We will need to cut their supply lines. It's an operation for our occulta speculatoris. Ok, dobbiamo tirare giù le loro. Sto parlando di piani di battaglia, insomma. Ah, ve lo cullo, siamo arrivati come richiesto. By Jupiter, you sure have grown up, haven't you? This is the promising young man I was telling you about, Thermos. Quite unassuming, but full of potential, I guess. Prime material for the speculatoris, if he can prove himself. Cosa sono gli speculatori? A special cohort assembled for particularly daring undertakings. Soon enough, you shall see the kind of thing they are tasked to carry out. Ah, qui ci mettono già subito per prenderci. Dovevo stare nelle retrovie. Allora. Sarei sulla 3, ma il personaggio mi sembra più da 4, cioè nel senso dice, ma scusate, mi hanno detto di fare degli incarichi amministrativi, questo sembra davvero molto più pericoloso. Però facciamolo un po' più spaccone, dai. Per fortuna, l'opportunità per dimostrare quello per cui sono venuto qui. There will be ample opportunities for that, my young ward. A trial by fire is what you need. Now pay attention. We've been in a deadlock here on Lesbos for some time now. My co-consul, Marcus Aurelius Cotta, is engaged against King Mithridates of Pontus in the east. Mithridates is using the pirates of Lesbos as his navy. The fortress of Mytilene here is well protected, but it also has a weakness. There's a mountain pass we can utilize. I will lead the assault myself. I volunteer for the vanguard. If Ah, c'è my che uncle gaio. can defeat Pontus, I can surely handle Mutilene. So be it then. Meanwhile, you will prove yourself as a leader, my young ward. Take Caeso, Quintius Aquilinus, your servus, Cineros, and that gladiator who came with you on the ship. You will meet up with Iulius Calidus of my legion Speculatoris. Your mission is to sneak into the harbor and destroy the enemy ships any way you can. I expect you have questions. Ok, quindi dobbiamo dare al fuoco alle navi dei pirati in modo che non riescano più a rifornirsi. Mi era stata data l'impressione che ti avrei servito come tribuno. If you're worried about your future political prospects, have no fear. We will tell everyone you served as my tribunus with great distinction. Se sei preoccupato delle prospettive politiche, non ti preoccupare, diremo che sei stato mio tribuno. Perché non posso partecipare all'assalto principale come Gaio? If you are fast, you may yet play a part in that. But for the assault to succeed, you must do this first. Ok, se riesci a fare in tempo puoi fare anche quello, ma prima bisogna fare quest'altro. Quindi questa è solo un'operazione secondaria alla campagna di Cotta? That doesn't make what we're doing any less important. Mithridates has a dozen warriors for each of our legionari. Defeating Pontus will require patience and caution. Ok. Regaining control of the Argaean Mari is a crucial step in cutting off Mithridates' supply lines. Dice, visto che ha molto più gente di noi, dobbiamo andare con attenzione, quindi niente, dobbiamo tirargli giù la linea di supporto. Va bene. Wait. Are those your father's old weapons? I'm sure they mean a lot to you, but look, the leather is brittle. This won't do. Visit my smith, Sextus, and get yourself properly equipped before you go. Ok, dobbiamo prendere l'equipaggiamento migliore. Ok, quando siamo pronti possiamo uscire al. Allora. Ah, questo è Gaio Giulio Cesare? Solway,
Sei un uomo interessante, Gaia. I shall accept this as a compliment, but prepare to be disappointed. To the extent of my knowledge and ability, I shall try to be as helpful as I can. Indeed. È prima che sono davvero così lontano. Shall we say, politically disadvantageous to me. That's why I left it. Like you, I've never been to Lesbos before. I did my homework though, in case you have any questions. Quindi cosa sai dell'isola? Lesbos is one of the most important islands on this sea. Some cartographers call it the horse island, on account of its shape. Ah, ok, sembra un cavallo. Perché i pirati sono qua? Location, I would guess. The island has countless coves and natural harbors for pirate ships to hide in. Not to mention the massive fortress in Mutilene. Ok. La nostra armata è molto più superiore, cioè molto superiore a questi greci. Perché non possiamo tirarli e semplicemente sconfiggerli? Hanno una posizione superiore. Mutilene is right next to the sea and their fleet brings them supplies constantly. It's a stalemate. Ok, siamo bloccati. Siamo in stallo. Volevo chiederti qualcos'altro. Tu pensi che il Triarca stesse lavorando per il nemico? For the sake of this discussion, let us say he was a traitor. In the end, we are triumphant and the pirates are dead. The Triarchus, if indeed he worked with them, now knows he picked the wrong side. In a war like this, allegiances are rarely about ideology. The common person wants nothing more than to be on the winning side, and we have shown Geminus that the winning side is ours. Okay. Fascinating, isn't it? The Legion can build a fortified camp like this almost overnight. In my opinion, that is the foundation of Rome's military might. Wait. Va bene. Listen, you seem trustworthy. I may have need for your help on a rather sensitive matter. Ah, potrebbe aver bisogno del nostro aiuto. Va bene, puoi fidarti di me. Good to hear. Keep in mind the matter I'm about to mention is rather personal in nature. Your discretion okay, cioè una cosa molto personale. I've been keeping a detailed account of our journey ever since we left port. Shortly after our arrival, however, the journal went missing. I believe it to be stolen by one of the Centuriones. Ah, lui sta scrivendo dei commentari. Va bene, qualcuno gli ha rubato quello che stava scrivendo. Perché pensi che è stato un centurione a rubarteli? A particular man walking out of my tent. As a matter of fact, I have already confronted him and he pretty much admitted his guilt. Perché gli avrebbe rubato il diario? Pain comes in many forms, physical, emotional. And let us say that some men just enjoy inflicting pain in all forms. Ok, per nonnismo probabilmente. Va bene, vediamo cosa posso the fare. The Centurio is called Agrippa, I think. Si chiama Agrippa. He hangs out with his friends near the tent over there. I thought perhaps you could convince him to hand over the journal. Ci proviamo. Needless to say, I would like to keep the contents of the journal private. I would appreciate if you'd refrain from reading it. Ok. Non vuole che lo leggiamo. Ma invece lui ha ancora qualcosa da dirci. Voglio ringraziarti per aver salvato la mia vita. Tuo padre sarebbe stato molto orgoglioso. Pensi che sono sicuro qui? Quelle persone che hanno attaccato la nostra villa, se mi trovano qui? Calm your soul, child. There's nothing to be worried about. I am your patronus now. È il nostro patrono. No one will dare to harm you as long as I am alive. Nessuno ti oserà fare del male fin che io sono vivo. Sì, ma non vorrei fare solo dei dialoghi. Abbiamo parlato un sacco con lui, vediamo un po'. Allora, Party management o quest? Andiamo sulla quest. Trial by fire. Track quest.
Andiamo su questa. Dove dobbiamo andare? Qua dobbiamo parlare con Agrippa, che è là fuori. Qui dobbiamo farci dell'equipaggiamento nuovo. Vediamo cosa. Cosa vuoi? Penso che è la proprietà di qualcun altro. Sono venuto qui a recuperarla. Ah, this is priceless. A journal written by Cotter's stupid nephew, who thinks of himself as the greatest commander history has ever seen. Ok, lo sapevo in giro. È anche mio amico, per cui consegnamolo per piacere. Why don't you send him back here to beg for it again? Perché non lo spedisci qua a implorare per lui? Ah, tra 300 denari? Qua ci manca il logos. paghiamo i 300 denari. Dammelo per 300 denari. Va bene. Tra l'altro, combat stat. Ok. Perks e personalità. Pathos. Ok, mentre invece, scusate, inventario. Ok. Filtri. Slot. Ok. Abbiamo perso. Vabbè, ne avevamo 3000 e siamo 2700. E ci ha dato al giornale che dobbiamo restituire. Triage. Ah, ok. Questi sono quelli feriti. Skill. Le passive sono tonde, le attive sono quadrate, le attive devono essere assegnate nella skill bar per essere utilizzate, ok. Ah, ma io posso spendere in tutti i settori, quindi. Cioè, ho pure scelto veterana all'inizio, ma in realtà le ho poi tutte che posso utilizzare, va bene. E... ah, questi sono i miei amichetti. Questo è sempre uno cioè uno di quelli, un princeps. Questo è un triario e lui è un veles invece. Ok. Non abbiamo l'arciere, praticamente. Questo cos'è? Medicine, razioni, schiavi. Cosa serviranno gli schiavi? Boh. Chi è Sextus? Salve, legionari. Ah, è quello delle armi. Mi devi aver scombinato per Vulcano, se pensi che ti sistemi le armi. Il console mi ha detto che hai un equipaggiamento nuovo. Se l'ho detto, mi sa che devo... sono obbligato a renderlo vero. Prendi quello che c'è nel... cosa? Nel rastrelliera. Tra l'altro no, è tardissimo, sono 30 minuti che registriamo, mannaggia. Se dovessi commissionarti qualcosa di speciale? No, ok, è troppo da fare. Vendi per caso il materiale? No. Va bene, grazie. Ah, ok, quindi c'è di nuovo il salvage con cui possiamo... Ah, avevo già il left alt, comunque. Allora, vediamo qua cosa c'è. Ma io prenderei tutto, scusa, posso prendere tutto? Era quello, perché mi dice del Rax che in realtà era sul tavolo, va bene.
E come equipaggiamento sistemiamolo allora. Questo è migliore rispetto a quello che ho adesso. Il resto c'è solo la toga. Mettiamogli uno scutum. Ok, adesso le skill anche dello scudo. Skill degli oggetti. Puoi avere due set. Clicca su quello o su Q. Ok. Questo gladio è migliore di quello che ho già. L'asta possiamo mettergliela come secondario, allora, dai. Mi sembra sensato, mi sembra onesto. Metti invece gli altri. Hanno tutto migliore di quello che ho. Va bene. Detto questo, si è fatto tardi tardissimo. Io vi invito come al solito a lasciare un mi piace, un commento qua sotto e iscriversi per caso non l'avessi già fatto. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti e buona giornata.